Tra il 2010 e il 2017 ho fatto su e giù a piedi e a nuoto l'inquinatissimo Fiumoreto di Palermo, mia città natale. Volevo raccontare lo stato di degrado di un bellissimo fiume ridotto a fogna e dimenticatoio. E fare quello che non era mai stato fatto prima. Filmare gli scarichi abusivi, ma anche le bellezze di questo fiume. Poi però scoppia un casino. Uno dei miei video sul fiume diventa virale. Si interessano improvvisamente le istituzioni, assessori, sindaci, consiglieri comunali, le associazioni, gli attivisti. Ci vediamo tutti insieme a parlare della rinascita del Fiumoreto. Vengono raccolte 80.000 firme per il censimento dei luoghi del cuore del FAI. Vinciamo 65.000 euro. Partono progetti di riqualifica per più di 5 milioni, e più avanti diventeranno 13 milioni. Arrivano esperti dall'estero, le pagine sul fiume esplodono. Nasce una comunità, si fanno gite sul fiume, manifestazioni artistiche, progetti locali, sagre. Poi arriva il Covid, rallenta tutto. Nel frattempo l'assessorato territorio e ambiente ha nominato l'autorità di bacino per gestire il fiume con il neonato forum delle associazioni, ma la collaborazione è lenta, per fare un incontro passano mesi. Dei soldi vinti col FAI ancora non se ne sa niente perché non si capisce chi deve fare cosa e quando. Poi nel 2022 cambia l'amministrazione e boh, altro interlocutore, altri tavoli tecnici, altre spiegazioni, altri progetti. Oggi, nel 2024, c'è molta più massa critica che all'inizio di questa storia. Ma è cambiato qualcosa nello stato ambientale del Fiumoreto? No, perché alla fine siamo pur sempre a Palermo. Vi racconto meglio questa storia nel prossimo video sul mio canale.